Salve a tutti cari amici di quelli che telefonano.it, siete insieme ad Emanuele oggi per affrontare insieme a me la video recensione dell'ETV One, chiamato anche X600, nonché uno dei primi smartphone a uscire all'interno del mercato cinese, grazie anche a grossoshop.net che è il fornitore di questo sample per questa video recensione. Vi ricordo che attualmente l'ETV One costa, sempre su Grosso Shop, 268 euro e potete utilizzare il codice sconto WERZ-5 per avere 5 euro di sconto appunto su questa tipologia di prodotto, ma anche su tutto quello che trovate all'interno dello store di grossoshop.net. L'ETV non è altro che una piattaforma televisiva cinese, quindi stiamo parlando di un competitor a livelli di Mediaset barra Sky per noi italiani. Vedete come lo smartphone è costruito anche in maniera ottimale. Abbiamo l'ingresso della porta USB di tipo C, ovvero cavo reversibile sia da una parte che dall'altra. Si trova all'interno di questo telefono il primo MediaTek Helio X10 octa-core da 2,2 GHz a 64 bit, ovvero un'architettura moderna, l'ultimo chip di MediaTek all'interno di questo dispositivo. E devo dire, le prestazioni sono assolutamente di alto livello. Il comparto hardware viene completato da un display 5,5 pollici con risoluzione Full HD display veramente bello, poi lo andremo a vedere successivamente. Il pannello è di tipo IPS, chiaramente poi all'interno del sito trovate tutta la scheda tecnica di questo prodotto. Android è in versione 5.0, quindi abbiamo anche l'ultima versione di Android. 3 GB di memoria RAM, 16 GB di memoria. A bordo troviamo l'LTE, nonché troviamo anche una batteria da 3000 mAh, l'autonomia è davvero buona. E la fotocamera 13 megapixel, quella posteriore, 5 megapixel, quella frontale. Abbiamo anche la porta a raggio infrarossi su questo dispositivo, nonché anche abbiamo il dual flash LED doppia temperatura colore per questo tipo di dispositivo. Batteria da 3000 mAh, abbiamo detto, autonomia davvero buona. GrossoShop vi fornirà questo dispositivo già con root, ROM multilingua in italiano e Google Apps, perché almeno quello che abbiamo noi in testa è chiaramente un dispositivo di prova, non abbiamo al suo interno le varie Google Apps, quindi chiaramente grazie a GrossoShop poi ve lo fornirà direttamente col Play Store, direttamente con la recovery modificata, e quindi non avrete nessun tipo di problema. Wi-Fi, GPS, Bluetooth, chiaramente all'interno di questo dispositivo qui. Allora, andiamo a vedere subito questo terminale. Allora, sul frame sinistro possiamo trovare il tasto accensione e spegnimento del volume, come avviene su iPhone. Abbiamo la slitta, vedete, quando andiamo in giù andiamo a attivare la vibrazione, quando torniamo in su chiaramente la andiamo a disattivare. Sì, chiaramente andiamo a attivare il volume. Poi troviamo il bilanciere del volume, volume su, volume giù nel frame sinistro. Nel frame destro si trova il tasto accensione e spegnimento. Troviamo l'ingresso delle due SIM, perché questo è un dispositivo dual SIM. Nella parte superiore, lo vedete, possiamo trovare l'ingresso del cavo jack da 3,5 mm, la porta ad infrarossi. Nella parte invece inferiore si trova l'USB di tipo C, poi troviamo chiaramente lo speaker e nonché anche il microfono. Vedete come l'interfaccia dell'ETV sia un'interfaccia personalizzata da parte del produttore, un'interfaccia che vi faccio subito vedere come assomigli tantissimo ad iPhone, ma non un iPhone con iOS, bensì un iPhone con il jailbreak a bordo, perché questo multitasking ricorda tantissimo AUXO, che era un tool per il nostro jailbreak. Vedete come qua abbiamo una sorta di toggle rapido a scorrimento, qui abbiamo la possibilità di interagire con il lettore multimediale, nonché abbiamo la barra della luminosità che viene gestita in maniera ottimale anche dal sensore di prossimità all'interno di questo smartphone, nonché abbiamo tutti i toggle rapidi che si possono anche personalizzare all'interno appunto del menu. Vedete come c'è le scelte per andare ad interagire con i toggle personalizzati, e quindi possiamo anche modificare l'ordine. Qui in basso cosa troviamo? Troviamo il nostro task manager che con uno swipe verso l'alto andremo a chiudere le nostre app, mentre con uno swipe verso il basso non faremo altro che andare a bloccare le app. Quindi
non ci sarà la chiusura forzata. La memoria a bordo, abbiamo detto, è 3 GB di RAM e questa ci permette di gestire al meglio tutti i processi sul nostro smartphone. Dual SIM funziona bene, abbiamo lo switch a caldo per l'LTE, quindi via software, nonché abbiamo una ricezione telefonica che è molto buona, anche l'antenna del WiFi prende meglio rispetto anche a uno Xiaomi Mi Note barra Mi Note Pro, nonché abbiamo anche l'audio in capsula che è veramente, non dico da fisso, però insomma abbiamo un'ottima qualità audio. Qui abbiamo un tasto live che non è altro che la possibilità di andare ad interagire appunto con le TV i cinesi. Ci sono dei contenuti multimediali per adesso, chiaramente, ma ci mancherebbe altro, in solo lingua cinese. Possiamo andare a vedere qualche cartone animato, qualche bel contenuto, ma ovviamente dovremo fare a cazzotti con la lingua. Si è aggiornato di recente, in questo sample non abbiamo ancora il Play Store, aspettiamo la possibilità di interagire con Play Store, Google Play Service e con tutti i servizi di Google per magari fare anche dopo un focus a parte. Vediamo anche l'interfaccia del menu, lo vedete, non c'è un menu, quindi tutte le app sono a portata di home screen, non c'è un app drawer dell'applicazione, c'è però la barra dei settaggi, vedete anche qua molto colorata in stile Xiaomi, in stile Apple, insomma riprende un po' il tutto, possibilità di avere l'hotspot, nonché anche possibilità di avere un cloud interno dove andare a salvare i nostri dati, cosa non da poco. Se entriamo nelle informazioni del software, vedete come la versione di Android sia la 5.0 Lollipop, chiaramente customizzata dalle TV, perché non c'è Android Stock. Se tiriamo giù la nostra tendina delle notifiche, vedete com'è bello anche l'effetto sfocato che le TV implementa al suo interno. Possiamo anche entrare all'interno dei settaggi, vedete come possiamo settare anche le notifiche in base alle priorità. Questo chiaramente è una funzione di Android Lollipop 5.0. Se entriamo all'interno del browser che abbiamo una customizzazione stock di Lei TV, un browser proprietario che ricorda un po' il nostro Safari di Apple, lo ricorda nei colori, lo ricorda un po' nello stile. E lo ricorda anche nella navigazione stessa, perché la navigazione è uno dei punti di forza di questo smartphone. Corriere.it è stato aperto in modalità desktop e vedete com'è molto veloce la navigazione, davvero molto fluida. Ancora non è carico perché ho una rete wifi che è praticamente occupata dall'upload di un video su YouTube, però insomma, vi assicuro che la navigazione è uno dei punti di forza, lo si vede anche dallo scroll della pagina, lo si vede anche se andiamo a fare un pinch, se andiamo a fare un pan, insomma, adesso che è carico, vedete come il browser sia molto fluido e siamo su Corriere.it in modalità desktop, quindi ottima anche questa funzione. Andiamoci a ascoltare una traccia audio, quindi andiamo a aprire il nostro Spotify. Avete sentito come l'audio sia veramente forte? Chiaramente non c'è il suono vattato perché l'audio esce qua sotto e quindi ottima anche questa scelta da parte delle TV. La galleria è una galleria personalizzata da Lei TV. A me piace tantissimo questa interfaccia, è meravigliosa, la trovo davvero incredibile, mi piace rispetto a tante altre in maniera netta. La fotocamera è una Sony 13 megapixel foto, guardate che zoomata, guardate che dettaglio su questa macro, davvero strepitosa la fotocamera delle TV. Chiaramente ha scelto Sony e quindi lo sappiamo come i cinefonini quando scelgono Sony c'è qualità all'interno chiaramente del proprio smartphone. È uno smartphone che ha difetti? Beh, assolutamente sì. Non è uno smartphone per il momento per tutti, è uno smartphone da smanettoni, uno smartphone che vi potrebbe arrivare. Adesso no, prima vi arrivava senza Play Store, quindi insomma c'era da mettere Aptoide, c'era da scaricare le varie applicazioni in maniera totalmente diversa. È uno smartphone che abbiamo detto non privo di difetti, perché comunque la customizzazione delle TV è importante all'interno di questo telefono, non a tutti può piacere. È ancora un telefono che bisogna vedere come viene sviluppato con Play Store a bordo, faremo un focus successivo. Perché? Perché potrebbe davvero prendere forma questo smartphone che a livello di costruzione, barra display, barra anche parte telefonica, barra quello che può offrire
anche a livello multimediale, è davvero uno smartphone a tutti gli effetti, uno smartphone con i famosi controcoglioni. Abbiamo anche l'Helio X10 Octa-Core al suo interno, insomma abbiamo veramente tutto. Ci sentiamo in un altro focus a parte con questo LeTV X600. Da Emanuele è tutto e come sempre gli amici di quelli che telefonano.it vi aspettano sul sito, ma vi aspettano anche sul podcast. Un saluto cari ragazzi da Emanuele per quelli che telefonano.it.